1,7. Ho conosciuto un bambino che era 7 bambini, abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un trantiere, però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili, però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello, però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri come Gagarin. E suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 5. Ne mancano due. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Cin, Chu e Pablo erano 7, ma sempre lo stesso bambino, che aveva 8 anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva le pelle bianca, Chu le pelle gialla. Ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese. Ma erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e non potranno più farsi la guerra perché tutti 7 sono uno solo uomo.